Milano, Ripa di Porta Ticinese, siamo all'inaugurazione del nuovo headquarter di Mint ed è una nuova sede che racconta molto di questa MarTech company specializzata in Advertising Resource Management. Abbiamo scelto di fare la sede di Mint che rispecchiasse un po' la nostra anima. La nostra anima è il nostro pensiero guida, che è sempre quello di fare incontrare le persone all'interno di un ambiente che sia innanzitutto aperto. Noi abbiamo una open platform, questo è un ambiente aperto, quindi è la migliore, diciamo, traduzione in un ambiente architettonico di quello che è la nostra filosofia di prodotto. Poi abbiamo ovviamente pensato ai nostri partner, ai nostri clienti, quindi in un luogo dove ci fosse un posto dedicato per loro. E di lì la Greenfield, che è il luogo dove noi faremo un sacco di attività proprio legate non soltanto a Mint, ma in generale all'advertising, alla comunicazione, all'innovazione nel nostro settore e per i nostri clienti. Quindi in primis l'incontro ovviamente non soltanto delle persone che lavorano per Mint, ma di tutto il nostro ecosistema che noi rappresentiamo come piattaforma di ecosistema. L'intelligenza artificiale e l'automazione sono due componenti fondamentali alla base del software ideato da Mint. Come permettono all'uomo di potenziare il suo pensiero? Innanzitutto liberandole di task che non sono adeguati a persone che hanno studiato, hanno fatto corsi universitari, magari MBA. Noi abbiamo notato che il mondo dell'advertising aveva ancora tantissimi processi obsoleti e strumenti veramente out of date, come dicono gli inglesi. Ed è stato l'inizio dello spunto di riflessione che ci ha portato a costruire Mint. Quindi una piattaforma dove sia l'intelligenza artificiale ma anche l'automazione dei processi portasse alle persone che lavorano nella nostra industry più tempo per fare cose di maggior valore, quindi liberare risorse da attività low value per dargli la dignità di fare un'attività sempre più di alto valore. Questo che è la value prop di Mint per i propri clienti, ma non solo, anche per i nostri partner, quindi le agenzie, centri media, anche per i partner come i solution integration, i consultancy firm, che sono tutti parte dell'ecosistema di Mint e di come noi andiamo sul mercato. Oggi siamo qui a Milano a festeggiare l'apertura del vostro nuovo headquarter, ma non è l'unica novità per quanto riguarda la vostra crescita, specie a livello internazionale. Quali sono le prossime novità, Carlo? Beh, due importantissime novità. La prima è più vicino a casa nostra, l'apertura ovviamente della nostra sede anche in Germania. E la seconda invece è un po' più ambiziosa, oltreoceano, l'apertura dei nostri uffici a New York con il primo team di Mint che nel mese di luglio inizierà a lavorare, quindi per noi è un momento di grande eccitazione, perché non solo ci sono l'apertura degli uffici di Milano, ma c'è anche un'internazionalizzazione che sta prendendo forma e che ha tutta l'area di essere veramente l'inizio di un grande viaggio ancora che faremo insieme ai nostri clienti. Massimiliano Frank, CFO di Mint, è una delle persone chiave di questo progetto industriale. Cosa ti ha convinto già 5 anni fa a prendere parte al progetto? Una visione molto innovativa perché prevedeva la creazione di una realtà aziendale che non avevo ancora mai visto, venendo comunque da un background media tradizionale, avendo vissuto un po' del digitale, mi ha dato subito l'idea di semplicità e trasparenza in un settore molto complesso, molto complicato, in cui la comprensione di tutti gli elementi, tutti i fattori a comune che portano poi alla pianificazione, esecuzione della pubblicità digitale sono molto molto intricati. È come dover usare 30 piattaforme con 30 password diversi, 30 login diversi. L'idea di allora, che non era ovviamente ancora realizzata, era di cercare qualcosa che semplificasse con una password, un login, a appunto gestire tutta la pubblicità digitale. Qual è la visione che avete del futuro del mercato dell'advertising digitale e soprattutto qual è il ruolo che volete giocarci? Il mercato pubblicitario globale è previsto in crescita, ovviamente in linea col ciclo economico, quindi ci saranno un po' degli alti e bassi, però in linea media 5% all'anno dovrebbe crescere. La quota parte della pubblicità digitale, del
del mercato pubblicitario globale è intorno al 68%, e questa è prevista anche in aumento, arriverà tipo al 74-78%. Quindi siamo in un settore in forte crescita. Con la piattaforma che abbiamo sviluppato siamo oggi unici sul mercato a offrire le integrazioni che abbiamo oggi in pancia. E quando parlo di crescita non è solo una crescita economica, finanziaria, quindi fatturato in crescita, marginalità in crescita, ma anche delle persone che lavorano in Mint. Qua ho visto persone che sono arrivate single, si sono sposate, hanno iniziato a avere figli, quindi a mettersi una famiglia, grazie a Mint e grazie alla, diciamo, sicurezza del lavoro che Mint ha dato loro.